Eccoci qua con il sindaco di Vimercate, un comune virtuosissimo che ha riqualificato quasi tutto il patrimonio immobiliare pubblico. Allora, sindaco, cosa rappresenta a suo avviso il concetto di efficienza energetica in un comune? Beh, il concetto di efficienza energetica in un comune è un concetto fondamentale. Intanto nei comuni, ma in tutte le attività, si parla moltissimo di efficienza. I comuni hanno un'importante spesa per quanto riguarda l'energia e le utenze in particolare, quindi avere un'efficienza energetica è assolutamente strategico, perché riguarda aspetti contabili ed economici, appunto il tipo e la natura e l'entità della spesa, riguarda anche ricadute non solo dal punto di vista ambientale ma anche proprio della vivibilità e della fruibilità degli ambienti. Riguarda poi concetti di riqualificazione, qualificazione e quindi valore del patrimonio immobiliare del comune, e poi arriva a toccare anche aspetti di salute, di sviluppo, di equità e di educazione. Equità anche perché sappiamo benissimo che poi le bollette energetiche del comune ricadono sulla cittadinanza, quindi è assolutamente importante curare bene questo aspetto. Tra le varie mille cose che avete fatto, cosa preferisce ricordare in materia di efficienza finora? In materia di efficienza, allora, mi piace assolutamente sottolineare l'importanza del progetto di riqualificazione di tutti gli edifici scolastici, che in parte ha toccato anche altri edifici pubblici. All'interno del Palazzo Comunale, ad esempio, abbiamo sostituito tutte le lampade con lampade ad alta efficienza energetica. Abbiamo poi, sulla scia di questo importante progetto, portato avanti altre iniziative per la sostituzione degli infissi, quindi sempre attenti alla riqualificazione energetica. Mi piace poi sottolineare alcuni piccoli interventi che abbiamo fatto in campo della sostenibilità, acquistando un'auto completamente elettrica per la polizia locale, la prima in Lombardia, mi dicono i miei agenti, e da quando abbiamo iniziato a rinnovare il parco auto abbiamo contato moltissimo sulle auto ibride, proprio per cercare di dare un segnale anche alla sostenibilità nella mobilità. Nei vari interventi che avete fatto avete utilizzato gli strumenti di incentivo del GSE, vi è stato utile in particolare il conto termico? Assolutamente, si cade sempre nel consueto paradigma per cui per arrivare ad un risparmio di spesa corrente occorre partire da investimenti spesso troppo alti e proibitivi. Lo strumento del conto termico, quindi la partnership con il GSE, è assolutamente strategica e fondamentale, perché è grazie a questi strumenti che si riesce a gestire, nel rispetto dei vincoli, dei bilanci, degli enti e degli operatori, si riesce a gestire una sostenibilità complessiva del progetto, che tipicamente permette di ottenere i ricavi adeguati nel corso del tempo, ma offre uno scalino d'entrata che è veramente proibitivo, specialmente per amministrazioni non grandissime come la nostra. Quindi è assolutamente uno strumento di cui non si può fare a meno. E cosa farebbe per diffondere ancora di più la cultura della sostenibilità nel suo comune? Allora, siamo appena usciti da un gemellaggio che ha coinvolto altre 5 città europee, in cui ci siamo proprio posti al centro il tema della sostenibilità. Ci siamo mossi sull'urgenza di un tema ormai che è molto esposto anche sui media, che è l'inquinamento da plastica, ma abbiamo voluto allargare l'orizzonte. Quindi ci siamo posti degli obiettivi e cercheremo di costruire una rete con questi partner europei, scambiando e diffondendo le nostre esperienze, tra cui questa appunto dell'efficientamento energetico degli edifici, e andando a costruire iniziative che possano essere diffuse e di alto impatto. In particolare vogliamo costruire una rete per rendere le nostre scuole, oltre che efficienti, ciclabili, quindi spingere la mobilità assolutamente sostenibile. Vogliamo costruire una rete per diffondere un'iniziativa di diffusione della cultura della corretta raccolta dei rifiuti, con degli eco point all'interno di tutte le manifestazioni che aiutino i cittadini a separare e smaltire correttamente in situazioni dove questo tipicamente non accade con facilità, e soprattutto punteremo molto sulla diffusione culturale associata proprio alla sostenibilità. Stiamo concordando con il Museo di Zurigo per poter ospitare nei prossimi mesi, anche a Vimercate, un'importante mostra nazionale proprio sull'inquinamento da plastica. Wow! E cosa penserebbe se il GSE la dotasse di wall stickers da affiggere negli edifici scolastici, ma anche in quelli pubblici? Magari non su queste pareti che ci ospitano adesso, però... Beh, perché no, in fondo queste pareti che ci ospitano adesso sono il segno proprio di messaggi che gli artisti del tempo volevano passare al cittadino. L'Italia è piena di questa
questi messaggi ed è la culla di questa cultura, cioè l'immagine e la posizione proprio per stimolare. Il nostro comune ha già iniziato a produrre degli sticker proprio in conseguenza di questo progetto di cui ho parlato prima, per riconoscere tutti gli operatori, in questo momento in particolare il ramo della ristorazione, che decidono di essere plastic free, quindi azzerare la plastica. Una vetrofania che permette al cittadino di riconoscere questi. È un campo su cui vogliamo andare, è un metodo che vogliamo applicare, soprattutto per i ragazzi e i bambini. Quindi io sarei assolutamente felicissimo, anzi, se non me lo aveste proposto, sarei io a chiederlo. Diamo dei segnali. La cultura della sostenibilità e anche dell'uso delle energie, che è assolutamente fondamentale, passa anche attraverso le azioni di ciascuno. Quindi poter dare il segnale e lo stimolo è assolutamente fondamentale. Allora, da parte di un amministratore così smart, quale consiglio si sentirebbe di dare ai suoi colleghi sindaci? Allora, il tema della sostenibilità dell'efficientamento energetico è un tema che spaventa. È composto da tantissime piccole azioni, ma non può essere pensato in piccolo. Deve essere pensato in grande. Quindi io veramente, rileggendo la storia di questo successo, devo dire che gli ingredienti fondamentali sono acquisire le competenze, pensare nella giusta dimensione, avere il coraggio di programmare anche con tempi lunghi e assolutamente sfruttare tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione, di cui il GSE per noi è stato l'asse portante. E senta, infine, come si immagina in futuro la città che le amministra? La città che amministro mi immagino che sia una città sostenibile, ma oltre che il tema della sostenibilità mi immagino una città ricca di spazi di relazione, una città che sappia attrarre e che offra un ambiente fantastico in cui vivere, quindi una città che veramente possa sfruttare la sua posizione alle porte di Milano, inserita in un contesto che ancora offre tanta natura e tanto verde, in cui si possano sviluppare le nuove tecnologie e le nuove pratiche per la sostenibilità, ma soprattutto si possano sviluppare le relazioni tra le persone, che sono l'elemento fondamentale, collante per la diffusione della cultura e per la sostenibilità delle nostre comunità. Siamo assolutamente d'accordo. Grazie mille, Sindaco. Grazie a voi.